Davide, arriviamo alla tua pita, che è una specie di piada, per darvi l'idea, di piadina greca. È uno forse dei pani più antichi, fa parte proprio di tutto. Un po' come il pane arabo, no, non c'entra niente. Allora, ci sono delle similitudini, anche solo come forma, perché i primi pani probabilmente che venivano fatti, noi, la nostra agricoltura nasce in mezzaluna fertile, tra il Tigre e l'Eufrate, l'abbiamo studiato a scuola. Come no. In Mesopotamia, 10-12.000 anni fa, l'uomo passa da agricoltore, da raccoglitore di bacche selvatiche, da nomade, ad agricoltore. Capisce che seminando il chicco nel terreno, dopo 9 mesi, magicamente aveva la pianta. E qui nascono i primi pani. Lo utilizziamo proprio per questo, facciamo con farina integrale e 400 g di farina integrale macinata a pietra e 100 g di farina tipo zero, proprio per riuscire a dare anche un po' di lavorabilità. Poi mettiamo il lievito madre, 150 g, ricordo, chi non ha il lievito madre a casa può sostituirlo con circa 5 g di lievito di birra, ma è molto importante, secondo me, utilizzare il lievito madre, quindi un riporto acido all'interno nell'utilizzo delle farine integrali, perché nelle fibre, quindi nelle fibre delle farine integrali, sono contenuti molti sali minerali, e l'acidità del lievito madre si innesca attraverso la sua acidità un enzima che si chiama fitasi, e che permette di rendere fruibili al nostro organismo tutte le vitamine, cioè diciamo più che altro i sali minerali presenti nella nostra farina. Quindi utilizzare il lievito madre associato a farine integrali è una cosa che, oltre ad essere buona, sicuramente fa anche bene. Quindi continuiamo ad impastare. L'acqua totale sono circa 250 grammi, dipende dalla farina integrale che utilizziamo. Possiamo avere delle farine che possono assorbire anche di più o di meno, dipende anche dalla parte proteica della farina oltre che dalle fibre. Quindi questi 250 grammi, se per caso diventano pochi, possiamo naturalmente aggiungerli. Un po' di più, insomma, poi capito, ormai siete diventati tutti degli esperti, esatto, con Fulvio. Quindi ormai la panificazione non ha più segreti. Non ha più segreti ormai. Non ha più segreti. Però questo è un impasto molto molto semplice, facile da fare a casa, con un po' di passaggi che, se fatti giusti, danno effettivamente un prodotto facilissimo, veloce e molto buono. Vedi, aggiungo ancora un po' d'acqua, perché me ne sta assorbendo leggermente di più, così facciamo vedere bene. Così facciamo vedere che anche a noi capita, cioè noi diamo 250 grammi d'acqua, ma magari ne servono 270. Beh, da nord a sud abbiamo tantissime farine diverse, a seconda della maturazione della farina, cioè se la farina è appena macinata tende ad assorbire meno acqua, mentre invece se magari ce l'abbiamo in casa per un po' di tempo, la farina naturalmente perde un po' della sua umidità e assorbe leggermente più acqua, quindi anche la stessa farina a seconda dei tempi cambia un po' l'assorbimento. Quindi continuiamo ad impastare e alla fine, con la restante acqua, andiamo a metterci ancora un po' d'acqua, il nostro sale, eccolo qua, che sono 12 grammi, andiamo a farlo assorbire bene in mezzo e alla fine, vedi, io vado con le mani fino a quando ho un impasto asciutto, vedi, lo accompagno. Questo è un impasto leggermente più solido di quelli che facciamo solitamente. È vero, infatti poi vedete che ha bisogno un pochino più di lavorazione. Esatto, però lo facciamo esattamente in diretta, quindi vedi tutti i passaggi che vediamo. Andiamo a raccoglierci la farina che rimane sulle pareti all'interno, eccoci qua, e alla fine andiamo ad aggiungere l'olio extravergine di oliva a filo per completare la nostra operazione. Eccolo qua. Andiamo con l'olio, lo metto sempre in mezzo, vedi? E poi con le dita vado a schiacciare in questo modo. Ecco, arriva anche la musica greca. Vedi? Perfetto. E vado a chiuderlo. L'olio, che naturalmente ha una parte grassa, è grasso, quindi ci metterà un po' di più a essere assorbito, però ci arriviamo. Arriviamo fino a quando abbiamo un impasto omogeneo e abbastanza liscio. Con le farine integrali non possiamo avere un impasto eccessivamente liscio, proprio perché la fibra, che è quella parte di cellulosa presente nel chicco, va a inserirsi all'interno della maglia glutinica di questo reticolo che si forma bagnando la farina con l'acqua e va a spezzare un po' il nostro impasto. Quindi è normale che ci venga un impasto leggermente più rustico, vedi? Io continuo a andare. Ma è anche per quello che con le farine integrali bisogna sempre aggiungere una parte di farina non integrale. Beh, no? Soprattutto che non ha grande manualità, sennò diventa veramente complicato. Esattamente, sì, anche perché poi durante la cottura, soprattutto nei pani, sia la pita, ma anche nei pani lievitati, diciamo che se l'integrale non è stato impastato bene, non è stata data la giusta quantità di acqua all'interno, poi abbiamo difficoltà nella cottura, perché ci tende a diventare molto molto denso. Quindi vedi,
l'abbiamo praticamente finito in diretta, gli diamo ancora qualche piega, e in questo caso lo faremo lievitare a temperatura ambiente per circa 2 ore, vedi, fino a quando il nostro impasto è diventato proprio più soffice. Eccoci qua. Vedete, rimane sempre comunque un po' rustico, è sì, la guarda, caratteristica lo vedi delle farine bene. Integrali. Se a me no... piacciono moltissimo, esatto. Perché ti danno proprio una possibilità di assaporare effettivamente proprio il vero sapore del cereale. E andiamo a fare delle palline da circa 100 grammi. Ne facciamo un po'. Le andiamo a piegare con le mani su se stesse. Come se fosse una pizza. Come fosse una pizza. Possiamo anche farlo così a casa. Vedi, lo chiudiamo da una parte e lo chiudiamo dall'altra. E ancora una volta. In modo che magari chi è alle prime armi riesce a poi... Però sono impasti abbastanza facili da lavorare. Queste palline naturalmente devono lievitare, le mettiamo su una teglia con carta forno, devono ancora puntare, diciamo, lievitare per circa un'oretta. Ok. Le mettiamo qua. E ogni pallina corrisponde a una pita. Bravissima, vedi, io le copro sempre con la pellicola, loro si rilassano. Facciamo e incominciano uno scambio, perfetto, così, facciamo uno scambio. Abbiamo. Loro si rilassano e incominciano a... possiamo incominciare a stendere. Io ho deciso oggi di farti vedere le due versioni di cottura, perché naturalmente si possono fare al forno, certo, queste palline, cioè queste pite, ma diciamo che vengono fatte in questi forni a fuoco diretto, eccetera. Ma per ricreare anche la stessa, un po' lo stesso calore, anche più forte, possiamo anche farle in padella antiaderente. Esatto, che magari è più semplice, no? Esatto. Per noi. Allora, prima quelle al forno. Cosa succede? Andiamo a stenderle. Con le mani, se le vediamo che... L'hai mangiata, Lorenzo, tu, la pita greca? Quante... Sì, l'ho mangiata. In Grecia sono stato 2 o 3 volte, non di più. Però conta, come diceva prima Fulvio, un pane che con caratteristiche diverse accomuna tutta quella parte di Europa e il Medio Oriente. Quindi ovunque vai cambia un po' il nome. Quindi Medio Oriente, guardalo, lui è medio orientale, è quindi è perfetto. Quindi andiamo a stendercele. Allora, e le facciamo sia al padella, sia in padella che al forno. Così a casa, se non vogliamo ancora accendere il forno e vogliamo farle in maniera più veloce, esatto, abbiamo la doppia possibilità. Hai ragione, perché fa ancora caldo. L'unica accortezza che e consiglio che do se vogliamo cuocerle al forno è semplicemente farle riposare ancora circa 30 minuti, in questo modo, ma dandogli una leggerissima spolverata di olio, in questo caso da una parte e dall'altra, semplicemente perché questi 30 minuti, esatto, riusciranno a non far sì che questo impasto venga troppo secco, ma soprattutto nella cottura al forno, che è una cottura leggermente più lunga e tende a diventare più croccante e non morbido, questo aiuterà. Quindi 30 minuti e poi le mettiamo nel forno. Esatto, vedi, io me le sono già preparate, che loro si sono rilassate ancora. Esatto. Claro, certo che il pane ha una bella vita e si rilassa sempre. Andiamo in forno. Quanto tempo? 5 minuti al massimo della temperatura, vedi? Qui le abbiamo al forno. Ma come vengono belle, eh? Sì, queste vengono, vedi, leggermente più un croccanti. Alte, sì. E invece in padella, che è già calda, non serve assolutamente l'olio, il calore è più diretto, possiamo andarle a mettere direttamente sulla nostra padella. Naturalmente, utilizzando una padella antiaderente, riusciamo a non utilizzare grassi aggiunti durante la cottura. Vedi, loro cuociono. Per conservarle, io ne ho cotte un po', quando le facciamo, cosa succede? Che la cosa migliore per farle mantenere il più morbide possibile è, naturalmente, su un tagliere, eccole qua, e gli mettiamo un canovaccio sopra, perché guarda, questa è stata cotta e rimane ancora morbida. Vedete, sì, che è la caratteristica. Ed è molto importante proprio perché dobbiamo poi farcirle. E quindi le come farciamo... Come le farciamo con una alla vera, mentre cuoce questa, alla vera greca. Quindi abbiamo del pollo, che è stato preparato prima, sfilacciato. Anche buono il pollo magari del giorno prima, no? Per non avere sprechi. Sì, come sprechi. No, io in Grecia ho mangiato solo pollo. Salsa tzatziki, che è quella fatta con lo yogurt greco, pomodori e un'insalatina. Come si fa la tzatziki? Yogurt greco? Yogurt greco, cetriolo.
aglio. Menta e aglio. E anche un po' di succo di limone, volendo. Mm-hmm. Esatto. Quindi tanto. Andiamo a metterci. Quindi mettiamo il pollo. Il nostro pollo. Così torniamo in Grecia. Mettiamo un po'. Grazie. Di insalata. Questa un po'. Un po' di pomodori. Un po' di pomodori. Vedi, che dà un po' di tutto da una parte. Un po' di... Ecco, il segreto anche quando si fa queste cose che mettere tutto da una parte, perché se lo spiaccichi giù poi esatto. Non riesci più. E poi la nostra e salsa. E poi un po' di yogurt. Che andiamo a mettere di qua. Senti, qua abbiamo Zorbas, vieni Zorbas, Zorbas vieni, greco. Vieni. Poi ce la chiudiamo e vediamo, adesso naturalmente ci prendiamo anche una carta. Una carta e Zorbas assaggia. Non abbiamo il filetacchi. Lorenzo, vediamo fare. Se... No, faccio tornare in Grecia. La dimensione è perfetta, grazie mille. Ecco, Zorbas, stai qua. Mi dispiace. Resta pure qua. Con...